Ciao tigrottine, ciao tigrottini! Ci stiamo avvicinando a una festa buia e tetra, che è una delle mie feste preferite in assoluto perché ogni anno che c'è questa festa meravigliosa io organizzo una festa da me proprio con tutti i miei amici e ci divertiamo proprio come matti. E sto parlando di Halloween, come tutti avrete capito. E sì, come al solito, come ogni anno, vi devo far vedere tutti i miei acquistini che sono tipo un po' tanti. Sono tutti qua dentro. Ieri sono andata con una mia amica a fare shopping per gli acquisti di Halloween. Ho riciclato qualcosa di oggettini che già avevo per degli altri anni, oh. Però ho comprato un sacco di cose e ve le devo mostrare, c'è una cosa proprio d'obbligo, vi devo far vedere tutto. Allora, iniziamo. Intanto ho trovato una cosa che non uso da tantissimo perché era proprio sepolta nell'armadio, che sono queste qui. È praticamente un cerchietto con le zucche. È una cosa troppo troppo carina. E boh, lo metteremo a qualcuno perché, cioè, secondo me è tenerissimo. Cioè, guardate, è una cosa troppo bella. Più che altro è simpatico. E quindi sicuramente lo daremo a qualcuno che magari non avrà la maschera, non lo so. Le abbiamo trovate e abbiamo detto no, queste qua le dobbiamo usare quest'anno perché, cioè, sono bellissime. Poi abbiamo comprato questa candelina qui che è stupenda, io adoro le candeline per Halloween e questa è una zucca col cappello da strega con una faccia che mi fa troppo troppo ridere. Guardate che carina, cioè è un amore e si accende. Cioè, guardate, è bellissima, io veramente amore puro per questa candela. Cioè, è bellissima, veramente. E sono troppo contenta, la voglio usare, la voglio mettere per fare tipo ambient. Bella, bella. Poi c'è questo che invece avevo già dall'anno scorso, ve l'ho anche fatto vedere nel vecchio video di Halloween dell'anno scorso, che vi metto qua. Ed è una candelina con un teschio, tutta arancione con i brillantini. Anche questa è fatta benissimo, secondo me, con tutte le stelline. Lascia un po' di brillantini dappertutto nella mano, però è bellissimo, cioè ne vogliamo parlare. E anche questa, se si accende, eccola, cioè fa una luce stupenda e poi è troppo simpatica. Io veramente amo queste cose per Halloween perché sono per me la fine del mondo, cioè, capito? Un'altra cosa che ho riciclato e c'è anche nello scorso video sono questi piatti che avevo comprato, ne avevo comprati di due pacchi e quindi mi è rimasto un pacco per quest'anno e sono praticamente 25 piatti da 1,70 euro arancioni. Li ho presi arancioni perché è uno dei colori prevalenti ad Halloween, quindi i piatti dovevano essere assolutamente arancioni. Invece mia madre stamattina, che è impazzita, ha deciso di comprarmi questa maschera che attaccheremo alla porta, la maschera di Scream. Semplicissima, cioè si può anche mettere, proprio fatta apposta per metterla sotto il fularino. Però no, noi l'attaccheremo alla porta perché è veramente carina, cioè ditelo, che bella faccia. E quindi sì, l'attaccheremo alla porta perché ci piace veramente tanto e è lei. Poi, una cosa che ho comprato ieri e mi sono innamorata, l'ho pagata 3,90 euro, è questa qui, che è una mano, sì, è un braccio vero e proprio, e mi fa troppo ridere. A parte che mi sembra molto realistico, cioè guardate le ossa, sono due proprio come le ossa del braccio e c'ha tutto questo sangue. A parte i scherzi, è veramente realistica, è tutta rossa con il sangue, cicciottosa, vedete, cioè è bellissima. E questa la metteremo sul tavolo, tipo da un lato, che spunta fuori, perché, cioè, è troppo bella. 3,90 euro spesi benissimo e vabbè, cioè, insomma, una mano, un braccio, senza parole. Poi ho ritrovato questa che è confezionata perché a quanto pare alla fine non l'ho usata, però sono praticamente degli adesivi da mettere sulla porta o sulle finestre o da qualche parte che si illuminano al buio. Ci sono due zucche, due stelle, una luna, la streghetta e questo l'ho pagato 1,50 euro, che cioè bellissimo. È un sacchettino che secondo me è simpatico e carino per metterlo, diciamo, da qualche parte della casa. È un'idea carina, mi è piaciuto. Poi questo che è un centrotavola arancione con tutti i teschi e vabbè, cioè veramente qua tipo le ossa ogni tanto da qualche parte ed è veramente carino, cioè il centrotavola perfetto per la tavola che faremo e niente, insomma, è lui.
Un'altra cosa che ho ritrovato sono queste maschere, una da zombie, che proprio, cioè sono maschere che si possono mettere, non so dove le attaccheremo, a chi le daremo, però ci sembrava un'idea carina, e sono una da zombie e una da teschio, cioè tetrissime, veramente. Quanta roba arancione, quanta roba arancione. Troppo bello, sono troppo esaltata. Poi, questi qua, invece, li avevo presi anche l'anno scorso, solo che erano altre targhette. Quest'anno ho deciso di cambiare i nomi delle targhette. Sono degli adesivi per le bottiglie, che vengono così, da 1,50 euro. E praticamente si mettono al posto della scritta, magari Coca-Cola, ci mettete, non lo so, sangue di vampiro. Ed è bellissimo, questi li attaccheremo sopra le bottiglie. Ovviamente, per fare ancora più un ambiente tipo da strega, quasi così, perché secondo noi queste cose sono stupende. E sono il virus dei zombie, tipo una cosa dei ranni e il sangue del vampiro. Cioè, capito? Sono delle genialate queste cose. Ed è della marca Parapiglia, sì. E vabbè, sti adesivi li amo, cioè li uso da tipo 3 anni e passo ormai. Poi abbiamo questi che ho deciso di usarli per le finestre. Sono, anche già aperti, eccoli. Sono proprio i classici adesivi per le finestre. L'anno scorso avevo il sangue, quest'anno il sangue non l'ho trovato, ma ho trovato queste zucchine qua, troppo carine e troppo simpatiche. Queste sono appunto per le finestre, da attaccare alle finestre. E tipo la marca è Merry Christmas, non si è capito, però. Eccole qui. C'erano anche con la strega, però le zucche sono troppo simpatiche, troppo carine, non ho potuto resistere. Da 1,50 euro tutto ciò e amore puro, cioè veramente bellissima questa cosa. Poi, per noi, quindi per truccarci tutto, ho ripreso il sangue finto, che l'anno scorso una mia amica ha anche provato sulla pelle, non gli è successo nulla, quindi magari quest'anno lo uso proprio come make-up. Ed è semplicissimo, sangue finto da 1,50 euro e così, cioè il sangue finto classico con qua tutti gli esempi della gente che si trucca. Ed è un semplicissimo sangue finto che volevamo provare anche quest'anno perché l'anno scorso, non lo so, ci siamo trovati bene sia sui vestiti che sulla pelle, quindi sangue finto. E i trucchi che sono questi qua, abbiamo trovato questi trucchi sempre da 1,50 euro. Che ci mettono un po' d'ansia a guardarli, speriamo che non ci succeda niente. Ed è praticamente questa palette con il teschio, qua la cera bianca, che a me serve assolutamente perché mi maschero anche quest'anno da sposa cadavere, mi serve assolutamente la cera bianca. Poi ci stanno gli occhietti che sono verdi, il naso giallo e questo che mi sa che è un gloss o non lo so, rosso, che è la bocca del teschio, diciamo, e sono per colorare la pelle, quindi ceroni di vari colori e non lo so, speriamo bene. Io sicuramente userò tantissimo il bianco, l'ho preso più che altro per il bianco, poi se qualcuno si vuole truccare, insomma, lo usiamo. E questa è la pintura de cara. Una cosa spagnola, eccolo qua, insomma. Speriamo bene. Poi abbiamo uno splendido cappello da strega, bellissimo, questo se lo metterà una mia amica, abbiamo già deciso, con dei capelli pochi ma buoni incorporati neri sopra, cioè nel senso, vabbè, capito? Un cappello da strega, va bene così, e però dai, è carino, lo useremo anche quest'anno così. E infine... Ah, no, no, che infine. Abbiamo ripreso le tende che adesso non ho qui perché le ha prese mia madre per iniziare un po' ad addobbare. E sono le classiche tende dell'anno scorso, così, però colorazione nera per dare più l'effetto di casa abbandonata, diciamo così. A 1,90 euro anche queste. Cioè, tutte queste cose le ho pagate pochissimo perché la maggior parte le ho prese dai cinesi, dai negozi cinesi, quindi cose economiche che troverete dappertutto. E infine questo che ce l'ho da una vita, che è un teschio di polistirolo che metterò al centro della tavola insieme alla mano, perché questi devono essere i pezzi proprio
principali della nostra tavolata. E niente, quindi questo saranno tutti gli acquisti, tutto il mio occorrente per la festa di Halloween, in più le ragnatele che però non ho trovato, dobbiamo cercarle entro sabato perché bisogna avere le ragnatele e in più faremo la zucca, quella proprio con la luce dentro, che è una tradizione, diciamo, di famiglia. Ogni volta che facciamo la festa di Halloween dobbiamo avere la zucca fuori di casa con la lanterna dentro intagliata, quindi vabbè. E spero che questo video vi sia piaciuto. Io ad Halloween appunto farò questa festa con i miei amici, siamo tantissimi dentro casa mia e facciamo questa festa che praticamente c'è ogni anno. Voi cosa farete? Scrivetemelo qua sotto, fatemi sapere tutto quello che volete farmi sapere, non lo so. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi sia sembrato utile, boh. Vi mando un grossissimo bacio e alla prossima, ciao!